carissimo presidente, o chiamati presidente del circolo, cari relatori, signori e signori, desidero portare il saluto dell'amministrazione provinciale a tutti voi e desidero anche complimentarvi per questa iniziativa che arricchisce certamente il nostro territorio, ma fondamentalmente richiama in un momento particolare della nostra comunità quelli che sono i nostri valori e le nostre origini. Viviamo in una società che è globalizzata, slava sempre di più, slava nel senso che diluisce quelli che sono i nostri valori fondamentali e fondanti. E credo di aver di affermare in maniera positiva che lo stato che oggi i relatori ci hanno descritto in maniera molto puntuale e precisa qual è il percorso storico, almeno in un arco temporale, della realtà pordenonese intesa come città di Pordenone, ma anche il suo territorio, non solo la provincia, si renda un po' più ricchi. In un momento, dicevo, vedo tanti giovani, dove alcuni valori vengono da Venezia e con la realtà austriaca. Si riporterebbe ad altri ragionamenti che sono oggi di attualità, per esempio la comunità delle province friulane ed altro. Pordenone si riconosce in una friulanità e in che parte si riconosce andremo a discutere ben oltre il tempo dei relatori e anche oltre quello che poi l'ensemble musicale ci rappresenterà. Mi congratulo ancora, credo che la porta resti aperta per incominciare un percorso iniziato oggi ma che poi avrà altre mete e quindi auguro a voi pieni successi e soprattutto mi stupisce davvero, ma non è poi così insomma una sorpresa, che la sala, anzi le sale siano state così affollate, segno che avete colto nel segno e il circolo prima non c'era, oggi c'è e quindi continuerà ad operare. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie Presidente. Proseguiamo adesso con gli altri due relatori, con la dottoressa Idescara e il dottor Tuzzato, che sono entrambi storici naturalmente, e ci parleranno a loro volta di altri due aspetti per completare il discorso che abbiamo iniziato questa mattina. Vorrei dare solo il punto della situazione per permettere proprio di partire alle loro relazioni. Siamo nel 500, il dottor Brunettin ci ha fatto vedere un po' questa che è l'aspetto geopolitico della situazione. Noi siamo quelle macchiette che sono coperte in alto, quelle macchiette rosa che sono ancora sotto il dominio degli Asburgo, ancora per poco tempo, siamo nel 1500, la guerra, c'è guerra dappertutto e soprattutto Pordenone, come è stato già fatto vedere, è una piccola città di circa 7.000 abitanti. Cosa succede? Succede che dal punto di vista internazionale abbiamo sentito la Lega di Gambre contro Venezia, poi la Lega Santa contro la Francia. Questo non fa altro che portare Pordenone da prima sotto la dominazione di Venezia, quindi siamo nel 1508, dopo vari cambi di padrone, usatemi il termine, passa agli Asburgo, poi ritorna a Venezia. Questa è una situazione un po' difficile per la Pordenone del 1500. Ebbene, io vorrei appunto che il dottor Consato ci parlasse innanzitutto di questi avvenimenti che hanno visto Pordenone proprio al centro delle battaglie di quel periodo, delle battaglie di predominio europeo, quindi Pordenone diventa importante anche per il predominio europeo, e dopo che ci parlasse anche di Alviano, della famiglia dell'Alviano, il capitano Bartolomeo d'Alviano, che è stato già citato dal dottor Ganser, che ha in pratica dominato Pordenone dal 1508 fino al 1537. Grazie, dottor Consato. Grazie. Allora, 500 Pordenone è già stato descritto dai relatori che mi hanno preceduto come un'età di splendori culturali. Ma la prima parte del secolo fu un'età di profondissima crisi politica. La città, conquistata da Venezia nel 1508, fu
fu infeudata da subito a Bartolomeo Daviano. Bartolomeo Daviano era il condottiero, allora soldato della Repubblica di Venezia, che aveva conseguito una strepitosa vittoria in Cadore contro gli imperiali. Pensate, aveva fatto attraversare all'esercito veneziano in pieno inverno la Borgetta Cibiana innevata. All'epoca non c'erano gli scarponi da neve chiodati, e questo è per farvi un esempio dell'abilità e della del fatto che fosse un condottiero estremamente sacrificato. Il condottiero dunque che fa vincere le battaglie, fa vincere le guerre o le farà perdere, come vedremo. Venezia dunque, per ricompensare Bartolomeo Daviano, imperda la città di Pordenone a lui e ai suoi eredi. Per i pordenonesi è un disastro politico. Perché? Perché quando la città si arrende alle truppe veneziane, gli ambasciatori, la città di Pordenone, non riescono a strappare alle autorità veneziane una promessa di conservazione degli statuti locali. Probabilmente il Senato veneziano sapeva già cosa voleva fare di Pordenone e voleva appunto inferdarla a Daviano per ricompensarlo. E così, terminata la guerra con Massimiliano, dopo la tregua di Trento nel giugno del 1508, il Daviano viene festeggiato in laguna, gli viene rilasciata l'investitura di Pordenone, lo fanno salire sul Cucitolo e naturalmente il tumore del Daviano è alle stelle. Lo alloggiano presso il palazzo del Duca di Ferrara e una volta terminata la festa, secondo la testimonianza di un diarista udinese, è torso in barca sola soletta, va a prendere sua moglie e se la porta nel palazzo e gli dichiara che la voleva che la adottasse con lui per ingravidarla di un bel fiolo maschio, per assicurarsi una discendenza e per istituire dunque a Pordenone una dinastia principesca, uno stato, un piccolo stato signorile nel più ampio stato veneziano. Venezia è la città romantica per eccellenza, lui non era molto romantico, come vi ho detto, ma aveva più di 50 anni, quindi doveva darsi da fare presto. E subito dopo aggiunge, terminati questi festeggiamenti, andremo insieme a vedere il pellegrino Zoero de Porto Naone. Ecco, questa affermazione ci fa capire come il Daviano considerasse Pordenone alla stregua di un suo possedimento patrimoniale, un patrimonio di famiglia da amministrare a suo piacimento. E infatti i cittadini pordenonesi si lamentano dell'investitura concessa a Daviano, del mancato rispetto degli statuti, del venir meno di ogni autonomia politica locale. Daviano infatti intendeva amministrare tutti i gradi della giustizia locale, la prima, la seconda e la terza istanza. Per i pordenonesi, vi ho detto, una sciagura, perché il controllo soprattutto della giustizia in prima istanza consente di controllare e amministrare tutte le risorse locali che sono fondamentali sia per mantenere lo status delle famiglie locali sia per controllare le stesse attività economiche. Per fortuna di Pordenone, il Daviano fu fatto prigioniero dopo la sfortunatissima battaglia di Annadello, perlomeno per le sorti veneziane. E tornò dalla prigionia francese soltanto nel 1513, quando la Repubblica Veneta si alleò con i francesi. Morì due anni dopo, dopo la battaglia di Marignano, che consolidò la presenza francese nel Ducato di Milano e che è un po' l'evento conclusivo della complessa guerra della Lega di Cambrai, e lasciò una moglie vedova e un giovanissimo erede. Un erede che morirà nel 1537 senza lasciare discendenza, e fu allora che Pordenone divenne finalmente una podesteria della terraferma veneziana amministrata direttamente da un podestà e proprietore capitano.
Con la fine della signoria dei D'Abbiano, la città recuperò tutte le sue prerogative giurisdizionali. E quindi ci troviamo di fronte ad una nobiltà civica che ritorna in sella controllando in modo, si può dire, ferreo il Consiglio Comunale delle risorse locali, nominando tutte le persone che contavano alle cariche di grande responsabilità nella gestione della finanza locale. Ecco, mi permetto solo una rapida considerazione conclusiva. Per Pordenone comincia nel 500 una storia senza dubbio più soddisfacente dal punto di vista economico. Nel 500 un buon secolo per l'economia pordenonese. Giordano Brunettin vi ha già esposto le difficoltà della Pordenone quattrocentesca inserita in una terraferma veneta in cui si trova ad essere solamente un enclave degli Asburgo. Però da un punto di vista politico effettivamente abbiamo un ridimensionamento delle carriere del suo stesso centro dirigente. Se prima, al tempo della crisi quattrocentesca, troviamo molti pordenonesi al servizio degli Asburgo d'Austria, col 500 la nobiltà civica diventa un fenomeno di carattere prettamente locale. L'ambizione di questi nobili è la gestione del potere locale e si guardano bene dalle e cercano di fronteggiare in tutti i modi le ingerenze del provveditore capitano veneziano.